lentamente e gradatamente, egli impara che la sua sorte è di essere il padrone di tutto quanto lo circonda, o perlomeno di tutto quanto riguarda il pensiero puramente mentale. Che giungerà un momento in questa corte esterna in cui inaspettate tentazioni si affolleranno attorno a lui. Tentazioni che non riguardano affatto la natura inferiore, ma che oseranno elevarsi contro quella superiore e che cercheranno di adoperare la mente per distruggere il discepolo, non essendo riuscite a farlo con la natura desiderio o con le tentazioni grossolane del corpo. E verranno allora quelle subdole tentazioni che insidiano l'uomo interiore, quelle masse di tentazioni che lo assedieranno da ogni parte, mentre egli si sforzerà di salire sempre più in alto, seguendo il suo difficile sentiero, tentazioni provenienti dal mondo pensiero che gli si attanaglieranno intorno. Il candidato dovrà aver acquistato un ben completo controllo sulle immagini mentali che egli stesso ha create, prima di essere capace di starsene tranquillo, sereno, indisturbato, in mezzo ad eserciti di fulminei pensieri che si precipitano su di lui, vitalizzati e fortificati non più dalla debole mente degli uomini nel mondo inferiore, ma da un impulso formidabile che ha in sé qualcosa della natura delle forze del piano spirituale, che provengono dal mondo nero e non da quello bianco, da coloro che vorrebbero uccidere lo spirito e non da quelli che lo vorrebbero aiutare. Nella corte esterna egli si trova faccia a faccia con costoro che si precipitano su di lui con tutta l'energia delle potenti forze del male. E se egli non ha imparato bene la sua lezione, se non si è allenato ad essere assoluto padrone entro i limiti della mente contro i meschini attacchi a lui diretti nel mondo esterno, come farà per resistere agli attacchi degli eserciti di Mara, il malefico? Come farà egli per passare il quarto stadio della corte esterna intorno a cui questi nemici dello spirito si addensano e che rifiutano di lasciar passare chiunque non sia perfettamente sereno? Ed ecco che qui interviene quella forza proveniente dalla fermezza della mente, di quella mente che ora è diventata tanto forte da potersi fissare su ciò che vuole e rimanere indisturbata. E non importa quali uragani possano scatenarsi a lei intorno. Una fermezza tanto grande, tanto intrepida, che nulla di ciò che è esterno può scuoterla. Che è divenuta tanto forte che non le occorre più far nessun sforzo, che non ha più bisogno di uccidere i pensieri ostili, che ha sorpassato lo stadio in cui tale sforzo è necessario. Più forte è lo spirito e minor sforzo richiede la sua azione. Più poderoso è il potere e tanto meno sente gli attacchi che vengono dal di fuori. Poi viene raggiunto quel grande stadio della mente in cui i pensieri cattivi, invece di essere uccisi, muoiono da sé sulla soglia dell'altare. La mente non ha più bisogno di uccidere, non ha più bisogno di essere uccisa. Essa è divenuta terza, pura e ubbidiente. E il risultato di ciò che costituisce il principio dell'unione della mente con lo spirito è che al momento in cui qualcosa di estraneo la colpisce, questo cade morto, ucciso dal suo stesso impeto. Non occorre più colpire, perché tutto quanto deve essere colpito cade per il fatto stesso del rimbalzo del suo colpo. Ed è di questa fermezza di mente che si tratta quando si trova scritto che la lampada è collocata in un punto appartato ove nessun vento può farla vacillare. È in quel posto di riposo che la volontà comincia ad essere realizzata. È là
che esiste la pace assoluta. È un luogo che si trova all'ombra dei muri del Tempio. Ed è di quel posto che intende parlare un'antica scrittura che dice: quando l'uomo è liberato dal desiderio, quando è liberato dal dolore, è allora nella tranquillità dei sensi che egli contempla la maestà dello spirito. Si tratta del Katapanishad. Allora veramente egli vede per la prima volta la luce, non più intermittente, non più come raggio che va e viene, ma in assoluta pace e serenità, ove non vi è più né desiderio né dolore. Colà la maestà dello spirito brilla continuamente e la mente, che ora è come uno specchio lucidissimo, la riflette quale veramente è. Questa mente, che in giorni lontani era uno specchio coperto di polvere, questa mente, che era come un lago increspato dai venti che soffiano da ogni dove, è diventata lo specchio lucente che riflette perfettamente. È diventata come il lago che rispecchia fedelmente la montagna e il cielo, gli alberi, le stelle e tutte le sfumature di colore dei cieli, rimandandole ai cieli donde vennero. Ma come ciò? Vi è un momento di pericolo prima che ciò avvenga, del quale la voce che ammonisce ha parlato. Vi è un momento prima che sia raggiunto il luogo dove la lampada non vacilla più, in cui la mente diventa come un elefante impazzito nella giungla. Dunque, come sarà essa domata? È l'ultima lotta della mente. È lo sforzo finale dell'inferiore per affermarsi di fronte al superiore, dell'inferiore che sente i ceppi che lo legano. È la rivolta della natura inferiore di cui tutti i libri iniziatici hanno parlato. In ogni libro che parla della sapienza occulta è stato scritto che a misura che il candidato si avvicina alla porta, prima di passare nel tempio, tutti i poteri della natura si uniscono contro di lui per trascinarlo giù. Ogni potere che esiste nel mondo si avanza contro di lui. È l'ultima lotta che egli deve sostenere prima che la conquista sia completa. Sui piani superiori anche vi è una lotta, della quale questa è un riflesso. Sui piani tanto alti che noi non possiamo neppure immaginarli, sui quali i maggiori dei grandi esseri hanno trovato la loro strada. E questo è simbolizzato dall'ultima lotta del Buddha sotto l'albero sacro. Quivi venne a lui l'ultima illuminazione che fece di lui il Buddha, con tutti gli eserciti del male raccolti a lui vicino per l'ultima lotta, per vedere se fosse stato possibile impedirgli il passaggio. E benché per il discepolo ciò avvenga in piani infinitamente più bassi, pure nella sua vita vi è una lotta cruciale al momento in cui egli si avvicina alla porta del tempio. Cosa fare per vincere questa lotta? Come fare perché sul sentiero probatorio il discepolo possa calcare le orme di coloro che sono passati prima di lui? Ancora una volta, dalle parole dell'istruttore, verrà l'aiuto. Dalle sue labbra uscirà un cenno che sarà una guida. Occorrono, dice la voce del silenzio, delle punte per attirare l'anima verso lo spirito diamante. Ma che cos'è lo spirito diamante? È quello che ha perfezionato la sua unione con il vero sé. È lo spirito senza macchia, senza falla di nessun genere, trasparente, come trasparente il diamante alla luce del Logos che esso focalizza per gli uomini. Il potente nome che ho pronunciato in questo momento, come potrei pronunciarne altri che hanno il medesimo significato, benché detti in altre lingue, è quello di uno spirito che sta al di sopra di tutti gli altri, al quale appartiene il titolo di spirito diamante,
attraverso il quale la luce del Logos stesso brilla sugli uomini. Brilla senza che nulla la offuschi. Tanto il diamante è puro, immacolato, assolutamente perfetto. È lo spirito al quale noi volgiamo gli occhi nei momenti della nostra più alta aspirazione. E per poter noi essere attirati verso di lui, occorre soltanto poter dare un'occhiata alla sua bellezza, soltanto un fugace contatto col suo fuoco. Poiché lo spirito si innalza verso il suo simile, come il fiore si volta verso la luce, e le punte che attirano verso l'alto sono quei radiosi sprazzi emanati dallo spirito diamante, che si riversano su ciò che è se stesso, benché debole ed esitante, e lo innalza con forza divina per unirlo a sé. Il discepolo comincia a comprendere e a rendersi conto di ciò che lo spirito diamante significa. Egli realizza che in lui pure lo spirito diamante deve essere reincarnato. Guarda al di dentro, tu sei Buddha. Egli realizza che questa sua mente, come questo suo corpo, non sono che strumenti al suo servizio e non sono utili e preziosi se non in quanto compongono una musica degna di arrivare al superiore. Poi, con la devozione, le corde della mente vengono intonate e completamente sottoposte allo spirito. Lo spirito le intona col potere della devozione ed è allora che il discepolo diventa uno strumento musicale degno del tocco dei maestri. È allora che egli diventa uno strumento musicale che riproduce tutte le melodie del cielo e della terra. E finalmente il discepolo è davanti alla porta e realizza quanto è successo in lui, e cioè che egli ha trovato se stesso. Che lo spirito, che è se stesso, rivolge lo sguardo in alto verso chi è ancora più alto e con chi ora si unirà per formare un tutt'uno. La completa unione può soltanto aver luogo entro il tempio. Alla porta egli ha solo unito il suo io eterno col sé che era perituro, il sé spirito con il sé che era la mente. Comincia allora l'adorazione, che significa identificazione col più alto. E così egli comprende che nella vita di tutti i giorni lo spirito può sempre stare in adorazione, indipendentemente da quanto può fare la mente e in qualsiasi attività sia occupato il corpo. Egli realizza finalmente che la vita del discepolo è assoluta e ininterrotta adorazione dell'Altissimo, contemplazione incessante dello spirito diamante, contemplazione del Supremo che non conosce sosta. Si rende conto che mentre lo spirito è sempre così preso nella corte del tempio, il corpo e la mente saranno al lavoro per l'umanità nella corte esterna ed oltre a questa nel mondo. Che questo corpo può essere sempre attivo per il bene degli uomini. Che questa mente può sempre essere occupata a lavorare per il bene degli uomini. Essi sono strumenti finché dura la vita dell'uomo. Sono i suoi messaggeri, i suoi lavoranti mentre egli sta adorando. Ed ecco che ora comprende il significato delle seguenti parole. In cielo i loro angeli sempre contemplano la faccia del Padre. Poiché la visione dello Spirito Padre è visione ininterrotta, nessuna nube terrena può offuscarla, nessun lavoro terreno può disturbarla. Sempre lo spirito sta contemplando, mentre corpo e mente lavorano. E quando ciò è compiuto,
la soglia è passata e dalla corte esterna lo spirito entra nel tempio del suo Signore.